Poi chiedete i segni della possessione diabolica, possono essere tanti. I segni della possessione diabolica possono essere, per esempio, insomma, l'entrare, insomma, nel corpo della persona, il parlare un linguaggio diverso dalla persona, magari anche la stessa, ma sicuramente un linguaggio diverso, e magari 7-8 lingue, il croato, l'arabo, che ne so, la lingua inglese, il latino e quant'altro, sicuramente vedi una forza straordinaria fuori dal comune, insomma, anche il fatto dell'avversione al sacro sicuramente, quindi può essere uno degli elementi di questa tipologia, questi scalti del corpo, un contorsionismo fuori dal comune per certi versi, quindi ripeto, ce ne sono poi tanti di segni che magari possono essere degli elementi di possessione diabolica, ma tanti altri possono anche far pensare, per esempio, a malattie psicologiche, insomma, o psichiatriche, ecco.